Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. Oggi iniziamo a registrare 4 giorni in cui saremo a Castiglione della Pescaia. Io, questa bimba, e poi chi c'è? La zia Laria e la zia Camilla. La zia Laria e la zia Camilla. Siamo 4 donne alla riscossa per trascorrere il ponte del 2 giugno al mare, quindi vi portiamo con noi. Allora, questi sono i nostri bagagli, uno zaino e una valigina. Ma la cosa bella di questa valigia è che sono riuscita a organizzare tutto con i sacchetti divisori che ho comprato tempo fa su Amazon. Quindi, Katia, Katia, Martina, Martina. Sono 4 sacchetti, tutto in ordine, tutto sistemato, si adattano perfettamente alla valigia e sono veramente comodissimi. Se vi interessano, magari vi lascio nell'info box anche, ciao Tuco, anche il link per poterli comprare perché comprendono anche tante altre cose, insomma, tante altre buste, un beauty molto capiente, quindi sono veramente comodissimi. Per quanto riguarda invece i libri da leggere, ieri sono riuscita a finire questo, ieri sera, sono molto contenta perché oltretutto è un libro bello grande e così non me lo devo portare dietro e quindi questo lo mettiamo da parte e mi porterò in vacanza questo, Il Buddha nello specchio. In realtà avevo dei romanzi che avrei voglia di leggere, però questo lo voglio leggere da tanto, è piccolino, è leggero, magari ce la faccio anche a finirlo in vacanza, non lo so, dipende quanto tempo avrò per leggere, però insomma a questo punto ho deciso di andare per questo, così lo porto avanti e eventualmente lo finisco. Domanda, Katia, ripeti la domanda allora? Perché non l'hai fatto? Perché l'hai fatto allora? Esatto. Perché sono stupida, dai! Yeah! Allora, molto intelligentemente siamo salite qui sopra e adesso non sappiamo come scendere. Yes. Tutto è partito da lei. La coraggiosa! Fa vedere quanto è alto oggi, più alto. Ah, non so se si percepisce, comunque siamo abbastanza in alto. Dice la Katia. Qui c'è la seconda che ha detto te lo faccio vedere io come si riesce a scavalcare. Allora, con col vento speriamo si senta. La macchina si è fermata. Cioè si è fermata, è ripartita. La batteria a terra. Quindi l'abbiamo lasciata al distributore. Aspettiamo passi l'ape. L'abbiamo lasciata al distributore e adesso andiamo a pranzo. Quando torneremo il distributore sarà aperto. Ce la faremo e ce la faremo cambiare. Comunque noi, il nostro ottimismo non cala, siamo comunque contenti.
adesso che sono rimasta un attimo da sola, faccio due parole, dico due parole. Allora, questo è l'appartamentino, è davvero molto carino, c'è tutto, c'è la cucina qui, ci sono due letti matrimoniali, quindi staremo veramente comodissime. Dopo la disavventura della batteria abbiamo deciso, visto che ormai sono le 4, di non andare al mare per il momento, per oggi, e andare invece nella piscina che è qui, quindi adesso rimaniamo il pomeriggio in piscina molto relax, mentre domani e sabato saremo completamente al mare. Io ho tanta voglia di leggere, spero di riuscirci, e niente, adesso parto e poi stasera probabilmente cucineremo qui e staremo qui a cena, e poi dopo usciremo, comunque tanto vedrete tutto. L'acqua? Saluta babbo. Saluta babbo. Non c'è il babbo. Ti mando il video. Abbiamo una nipote barra figlia, una sorella qui, poi abbiamo la sorella più festaiola di tutti, che proprio non si tiene da quanto, proprio è adrenalina a mille, vedete? Troppa festa, Cami, calmati un po', calmati, mamma mia. Biscotto? No. Che delusione. Sì. Ok, Katia, racconta. Adesso basta, non lo faccio più io il vlog, lo fai te. Quindi adesso devi raccontare a tutti gli spettatori che cosa stiamo facendo. Vai. Allora, tra poco si cena. Ok. Ci sono vediamo. E quindi la pasta a cuocere. Ok, che cosa mangiamo stasera? Allora, pasta? Mangiamo pasta al pomodoro e altre pasta. Io e la mamma pasta al pomodoro. Invece la zia e la zia, quell'altra, la zia Camilla, la zia Ilaria, che sì. E loro prendono il ragù. Benissimo. E poi dopo usciamo. Sì. Allora vai, raccontaci dove siamo. Allora, alla fine devo raccontare. Allora, prima te, dove siamo? Lo sai come si chiama questo posto? Capezzolo. È vero, Capezzolo. E qui vediamo sempre la nostra diva della festa, l'anima della festa. Cami, basta saltare, basta festeggiare, datti una calmata. Vai stasera. Qualcuno ha il coraggio di tuffarsi, io no, quindi addetta la telecamera. Via!
Allora, siamo rientrate per il pranzo. Abbiamo Ilaria che... Cosa sta facendo? Sta inviando foto. Invia foto. Io leggo un po'. La Camilla studia, ma in realtà adesso sta preparando l'acqua per la pasta. Eccola qua, la super cuoca. E invece la bimba si rilassa con un po' di TV, vero amore? Mangiando biscotti prima di pranzo. Birbante. Posto dove abbiamo il nostro piccolo appartamento, stiamo tornando a casa, adesso doccia, ci cambiamo e poi abbiamo prenotato un ristorante a Castiglione e così ceneremo lì e saremo lì anche per il dopo cena. Però il paesaggio è veramente bellissimo, tutto verde, poi oggi giornata splendida. Sei stanca? Abbiamo una nuova acconciatura. Abbiamo un nuovo abito. Sole con il cane. E la nuova trecciolina. La nostra prima cena all'aperto. Al ristorante, intendiamo. A inizio di estate. E ora riprendiamo tutti gli altri. Buongiorno. Buongiorno. Allora, giorno numero 3. Ma noi in realtà non li contiamo i giorni. Infatti. Quindi giorno infinito. Infatti. Ok, ci siamo preparati. Adesso andiamo al mare. Mm-hmm. Passiamo la mattinata al mare. Mm-hmm. Ti piace? Mica ti piace questa trecciolina, no? Sì. Ah, ecco, aspetta, mettiti alla luce, facciamola vedere. Facciamo vedere anche l'aria dietro, il cocomero. Ma bella. Insomma, andiamo al mare stamani e oggi pomeriggio invece? Oggi pomeriggio si va in piscina. In piscina, facciamo metà e metà, ovvio. Perché abbiamo tantissima voglia anche di anche stare in piscina. Anche un po' che anche sabbia si porterà in piscina. Si porterà in piscina, ci puliamo bene prima di entrare in piscina, meglio. Ok, preparato il cocomero, preparate i biscottini per la nostra colazione in spiaggia, vero? Oh, amore. Grazie, mi ha regalato un altro fiorellino. Ok, allora, siamo venuti. Brava, amore, bellissimo, grazie tesoro. Siamo venuti a piedi oggi, così non paghiamo parcheggio, risparmiamo. E siamo venuti al mare proprio di fronte a dove abbiamo l'albergo, che poi è un residence tipo, comunque è un appartamentino il nostro, come avete visto. Passiamo la mattinata qui. C'è un bel sole anche oggi, siamo molto contenti perché nel resto d'Italia non è stato bel tempo, mentre lungo le coste credo insomma il tempo sia stato migliore, per noi è stato così, quindi ottimo. Trova i fiori, vediamo se si vedono meglio all'ombra.
e li appunta sulla mia testa. Eccoli qua. Sono bellissima. Katia, ti fai vedere come sei bella, per favore? Con questa tutina? Vanitosa. Bella, bellissima. E stasera ceniamo qui sotto, c'è il ristorante, e poi andiamo in paese per l'ultima sera. È arrivata l'ultima mattina, prepariamo per andare via, però anche oggi saremo al mare. Allora, siamo arrivati a Cala Violina. Salutati! Il tempo non è dei migliori perché è un po' velato, però si sta bene, almeno non si muore di caldo. Il mare è splendido e passeremo la giornata qui. Abbiamo comprato il pranzo, quindi ottimo. Adesso ci rilassiamo. Cosa mangi, amore? Cosa mangi, amore? Panino con Nutella. Buon appetito! Allora, intanto, mentre le mie sorelle si vedono, si giocano con le racchette, la Katia gioca con la sabbia, io continuo a leggere. Questo librettino che mi sono portata in vacanza, sono arrivata a metà, poco più di metà, quindi sono molto soddisfatta. Comunque è un libro che va letto con calma, ecco, non è un romanzo, quindi non è una lettura... cioè bisogna essere concentrati, ecco, quando si legge, e quindi sono molto soddisfatta viste le cose che abbiamo fatto in questi giorni di essere riuscita comunque a leggere fino a oltre la metà del libro. E adesso continuo un altro po', visto che il cielo non si è ancora aperto, ormai non si aprirà più, è fresco, l'aria è abbastanza fresca, e quindi mi rilasso così prima di ripartire. Sono tutti che stanno dormendo. Oh, troppo festa, calma, calma. Troppo, troppo. Calma, calma, calma. Calma. Calma, calma. Non è una farfalla, amore. Spiegate la situazione, vai. Sì. Ma abbiamo fatto il bagno. Molto caldo, vero? Le temerarie. Sono sopravvissute. Guarda dietro, guarda. Buonasera. Allora, abbiamo due zie che si riparano con un solo asciugamano, un solo telo, perché fa freddo,
e camminano come siamesi. Poi abbiamo una bimba con il pareo della zia che mangia i pan di stelle. Ce la faranno i nostri eroi ad arrivare alla macchina? Ce la faremo, Katia? No. Lei è fiduciosa. Vediamo cosa sta succedendo da questa parte. Perché ridete? Sembra che avete due culoni. Sembrate dei cammelli.